Ciao a tutti, in questa nuova puntata di Liber voglio parlarvi della ragazza in blu di Susan Vreeland. Questo è un libro molto piacevole, scorrevole, particolare e che sarà apprezzato soprattutto da quelle persone che amano i libri di racconti. Infatti il romanzo è costituito da una serie di racconti che hanno come protagonista un quadro. Il quadro è proprio quello della ragazza in blu che si vede nella copertina del libro. Tutto ha inizio con due personaggi, Richard e Cornelius, che sono colleghi. Infatti sono due professori e Cornelius, professore di matematica, invita Richard a casa sua per mostrargli il suo tesoro, che è appunto questo quadro. Cornelius afferma che questo quadro sia un Vermeer, nonostante non ci sia alcuna firma dell'artista, nemmeno una certificazione. Richard inizialmente sembra essere d'accordo perché sia la tecnica di pittura sia ciò che è rappresentato nel quadro è tipico di Vermeer. Però non ne è totalmente sicuro, appunto perché non vi è nessuna certificazione. Ed è proprio da questo fatto che ha origine il romanzo. Da qui inizieranno a susseguirsi una serie di racconti che ci permetteranno di vedere quelle persone, quelle famiglie che hanno posseduto per un breve periodo il quadro. Quindi si tratta di una sorta di scatola cinese che ci permette di fare un viaggio nel tempo, praticamente un viaggio nel passato per vedere a ritroso la storia di questo quadro e quindi ci permette di focalizzarsi sulle varie epoche e sulle varie abitudini, sugli usi e i costumi delle differenti persone che hanno posseduto il quadro, anche perché queste arrivano da diverse classi sociali e hanno anche delle mentalità differenti legate appunto alla loro epoca. In questo modo si possono trovare diversi argomenti, appunto si può trovare comunque il tema dell'amore, ma anche il tema del tradimento, oppure della rinascita di una vecchia passione, o comunque anche delle difficoltà, per esempio quella di affrontare un'alluvione, come quella avvenuta in Olanda nel 1717. Quindi si possono trovare anche dei fatti storici in questo romanzo. Inoltre, in ogni racconto, i personaggi si soffermano sul quadro e ne descrivono degli elementi differenti. Chi appunto si sofferma sullo sguardo pensieroso della ragazza, chi invece sul viso luminoso e chi sull'occhio molto simile a una perla. E appunto saranno proprio questi dettagli che permetteranno al lettore di apprezzare interamente il quadro e vi assicuro che alla fine del romanzo arriverete davvero ad amare questo dipinto. Si assiste insomma alla storia di questo quadro dai giorni nostri fino alla sua creazione, quindi una storia a ritroso che permetterà negli ultimi due capitoli, che si tratta appunto degli ultimi due racconti, di scoprire come questo quadro è nato e perché, sia dal punto di vista della ragazza ritratta sia dell'artista. Questo è un libro molto piacevole che permette di soffermarsi appunto su diverse epoche, ma anche su diversi tipi di persone, mentalità, classi sociali. Inoltre vi permette di addentrarvi nell'arte, nella bellezza e quindi di apprezzare totalmente questo dipinto. È un libro che io consiglio a tutti perché comunque è una lettura piacevole, interessante, tratta diversi temi e poi è davvero molto breve perché comunque è solo 170 pagine e quindi è fattibile per tutti. Poi si parla comunque di un romanzo che è costituito da un insieme di racconti che non sono propriamente legati uno all'altro, cioè sono legati solo dalla presenza del quadro, ma i personaggi continuano a cambiare. Quindi è un libro che può essere letto anche nei ritagli di tempo, cioè quando uno ha un po' di tempo può leggersi un racconto e poi appena avrà un altro po' di tempo leggerne un altro. Quindi è un libro che si può leggere molto facilmente e in breve tempo. Se avete già letto questo libro e vi è piaciuto oppure avete comunque altri elementi, altri dettagli da farmi notare, scrivetemelo in un commento qua sotto. Spero il video vi sia piaciuto, vi sia utile, ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!